Il video è offerto da Credo che appunto quello successo nel quarto quarto non sia dovuto a una stanchezza fisica o mentale particolare. Credo che il problema sia stato di essere avanti di molti punti e dobbiamo essere bravi a non rilassarci in situazioni del genere, a continuare a giocare con la stessa intensità che avevamo prima. Non è semplice perché vi assicuro che come giocatore professionista si vuole sempre fare la cosa giusta, non si cerca mai di strafare o di fare cose diverse da quelle che si fanno prima, però come in ogni sport a volte le cose non vanno come vorresti. Noi abbiamo smesso di giocare in un certo modo, ma ci abbiamo provato, dobbiamo continuare a lottare insieme. Mi sento bene, certo ho ancora degli acciacchi, però mi sento fisicamente bene, la mano è quella che mi dà più problemi perché ancora sta guarendo lentamente, quindi è questa qua che delle volte mi fa dei brutti scherzi, però fisicamente sto bene. Per quanto riguarda Venezia, abbiamo un piccolo vantaggio, ovvero che giochiamo in casa. È vero che è la mia squadra, però adesso sono a Pistoia e mi focalizzo sulla mia squadra. Il passato è il passato, certo l'anno scorso è stata una stagione molto bella quella che ho passato a Venezia, però il passato è passato, non mi posso concentrare su quello. Dobbiamo noi come squadra cercare di imparare da questa partita, dobbiamo cercare di imparare soprattutto dal punto di vista di quello che dobbiamo fare mentalmente, cioè dobbiamo rimanere concentrati e avere energia anche quando la partita poi arriva nei momenti più caldi, quindi negli ultimi quarti rimanere concentrati. Certo, siamo molto arrabbiati, io personalmente sono davvero arrabbiato perché è stata davvero una di quelle opportunità che ci è sfilata dalle dita. Sentivamo già di avere la vittoria tra le mani e invece poi è andata in modo diverso. Certamente c'è molta rabbia per l'opportunità persa, sicuramente. Però credo che pensare al passato adesso non faccia bene a nessuno. Dobbiamo imparare dai nostri errori, dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di guardare oltre, perché la stagione non è finita, dobbiamo concentrarci sul futuro e imparare appunto da quello che abbiamo fatto e cercare di migliorare. L'intera squadra è arrabbiata, l'intero staff, l'intera squadra, ma non siamo arrabbiati l'uno con l'altro, siamo arrabbiati come squadra, quindi vogliamo reagire come squadra. Io, Mure e Ivano andiamo molto d'accordo e certamente abbiamo parlato molto con la squadra anche prima delle partite. Certo, un conto è dire alla squadra: mi raccomando, facciamo questo proprio se ce n'è bisogno, non facciamo quest'altro, cerchiamo di giocare la partita in questo modo, però un conto è dire e un conto è fare, quindi noi possiamo parlare molto spogliatoio, però poi le partite vanno in modi diversi. Diciamo che anche per noi è importante essere una squadra unita. Ronnie è il capitano, è quello che parla di più, io lo lascio parlare perché è anche compito suo quello di guidare la squadra. Ivanov va molto d'accordo col coach perché lui, Ronnie e Spotito hanno già giocato insieme. Per quanto mi riguarda, io ovviamente offro quello che posso fare di contributo alla squadra, porto la mia esperienza sul campo e anche spogliatoio. Però credo che le parole si fermino a un certo punto, poi devono essere le azioni che fanno la differenza. Quello che posso dire, che mi sento di dire, è che nella squadra non c'è nessuna forma di egoismo, nessuno pensa di fare il protagonista o di arrivare con la soluzione sul piatto per dire agli altri come fare. Credo che chi ama il basket, chi conosce il basket, sa che è un gioco di squadra, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, quindi possiamo parlare, ma dobbiamo agire. Il video è offerto da